Ancora ben ritrovati con il telegiornale di Antenna Sud. Torniamo ancora a parlare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gallipoli e do il buongiorno al consigliere del gruppo Gallipoli Futura, Flavio Fasano. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno direttore, anche agli ascoltatori e video ascoltatori. Allora, le chiedo innanzitutto se è possibile avvicinarsi, così riesco anche a sentirla meglio perché la sento un po' bassa. Chiedo anche l'aiuto alla regia di alzare il. Vuole Perfetto. forse? Sì, se riesce a Va mettersi nel bene così? frattempo le cuffie, ancora meglio, perfetto. Allora, io intanto nel frattempo leggo questo articolo di giornale pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno perché nelle ultime ore Flavio Fasano e il suo gruppo hanno preso una posizione importante, una lettera aperta. Parlano di fragoroso silenzio del sindaco sul sistema di corruttela e ne sollecitano le dimissioni. Questo è il contenuto di una lettera aperta a Stefano Minerva, sottoscritta dai quattro consiglieri di minoranza. Il virgolettato: sei tra funzionari e dirigenti del comune di Gallipoli, tre amministratori comunali della precedente sua amministrazione 2016-2021, uno ricopre ancora incarichi pubblici da un imprenditore con importanti interessi diffusi in questa città, fino ad un totale di 51 persone. Stranamente, dato leggere negli atti, un più altri ne rispondono a vario titolo, non tutti di associazione per delinquere. Insomma, lei lo definisce, mi sembra di capire, un terremoto quello che è accaduto a Gallipoli e che coinvolge anche il comune. Beh, sicuramente sì, è un vero e proprio sistema di corruttela. Guardi, direttore, a noi è costato molto chiedere quello che abbiamo chiesto, cioè le dimissioni del sindaco, perché non ci sono altre strade, offrendo anche le nostre. Noi siamo disponibili come consiglieri comunali e facciamo un appello anche agli altri colleghi consiglieri che si sentono offesi da questo che è stato disvelato ormai, essere un sistema di potere e di corruttela, iniziato nel 2017 e forse ancora in atto. Lo dicono le indagini, la premessa la devo fare sulla innocenza. Io sono convinto che tutti i 51 indagati, e oggi iniziano l'interrogatorio di garanzia, potranno dimostrare la loro totale estraneità. Ciò che non si può però mai dimostrare più è che ci fosse un coinvolgimento, non a caso per alcuni c'è anche l'associazione a delinquere, un coinvolgimento ad ampio raggio di sei dipendenti comunali, funzionari e dirigenti, che rappresenta il vero pericolo per il comune. Allora i cittadini di Gallipoli, quelli onesti, i tecnici comunali, quelli che sono la maggioranza, che quando presentano i progetti sono attenti a rispettare le regole, gli stessi imprenditori turistici, non dimentichiamo che qui c'è un settore del turismo importante, in crisi purtroppo a Gallipoli, pretendono gesti chiari di presa di distanze da questo sistema che ormai c'è. Ecco perché noi diciamo che oggi è impossibile non fare gesti eclatanti, visibili e forti. Tenga presente un'altra cosa, i cittadini di Gallipoli lo sanno, il piano coste a Gallipoli ancora non esiste e non vogliono farlo. Abbiamo fatto due interrogazioni noi di Gallipoli Futura, nella precedente amministrazione e anche in questa. E sono interessi economici enormi quelli che girano intorno all'affidamento delle spiagge. Non a caso la prima indagine denunciata e che fa parte dei provvedimenti adottati risale al 2017, quando fu messo a bando un pezzo di spiaggia libera da attrezzare. Ebbene, qui che è avvenuto fuori? È venuto fuori che proprio l'ufficio tecnico, durante la valutazione del bando di gara, dopo che erano pervenute sei offerte di sei imprenditori, decide inopinatamente di riaprire i termini fino a quando non si dà la possibilità ad una neocostituita SRL di presentare la domanda. Ora, tutto questo come lo si può chiamare? Come lo si può definire? E parliamo di amministrazione comunale. Vede, dal 2000 il testo unico sugli enti locali ha fatto una grandissima distinzione tra la funzione di indirizzo che spetta al corpo
gruppo politico, io consigliere comunale, nel consiglio comunale svolgo una funzione di indirizzo politico e di amministrativo. I dirigenti, l'apparato burocratico, hanno il compito di attuare a loro insindacabile giudizio che cosa? L'indirizzo che la parte politica dà. A Gallipoli c'è una situazione assurda dove un imprenditore esterno quindi al corpo politico si sostituisce e dà lui gli indirizzi. Un imprenditore che dice: caspita, io è vero che ho costruito dove non potevo costruire, quindi gli hanno permesso dal 2015 in poi di costruire dove non poteva costruire, un palazzo di 6 piani. Mi sembra di capire che lei ha letto le carte dell'inchiesta, mi sembra di ormai sono di dominio pubblico, sono di dominio pubblico quelle carte, e le posso dire che il lavoro, e anche qui faccio una parentesi, va la mia personale stima e quella della mia parte politica all'arma dei carabinieri, all'arma della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, perché ritengo che le mele marce che sono state anche qui a conferma di un sistema di potere radicato, trovate e diciamo indagate, non fanno venire meno il lavoro enorme che le forze dell'ordine fanno. Quindi per quanto riguarda la mia città, il comandante della compagnia dei carabinieri, il commissariato della Polizia di Stato, il comandante della Guardia di Finanza hanno la mia totale solidarietà. Anzi, è proprio il loro lavoro minuziosamente svolto che ha fatto venire fuori questo, anche contro gli stessi militari corrotti che stavano all'interno. Colgo l'occasione ovviamente perché abbiamo realizzato un servizio sulle divise corrotte in merito a questa inchiesta e qualche commento l'ho già ricevuto dai piani alti, ne approfitto ovviamente per dire, come diceva lei, sono mele marce, piccole mele marce che fortunatamente non hanno poi intaccato l'intero paniere, fortunatamente insomma si sono limitate davvero ad un numero ristretto di persone, tutto qui, però ovviamente il plauso va a tutte le forze armate. Quindi ecco, le posso dire una cosa, sempre nella mia totale obiettività che mi ha sempre contraddistinto, è un'anomalia nell'inchiesta, la vedo i tempi lunghissimi, lei 4 anni e mezzo, no? Che per 4 anni e mezzo, ma aspetti, 4 anni e mezzo della seconda denuncia fatta da una cittadina. Ma quella del 2017 parte da un'altra denuncia di un altro cittadino che dice che aveva partecipato a quella gara e dice: scusate, ma com'è che state allargando Comune di Gallipoli? Com'è che permetti di riaprire i termini per far presentare ulteriori richieste quando già ce ne sono 6 più che sufficienti per essere valutate? Bene, questa denuncia stranamente viene istruita dalla compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli e viene istruita benissimo. I militari della Guardia di Finanza ravvisano tutto ciò che l'imprenditore che denuncia ha veramente messo in luce e vedono le stranezze, fanno una relazione di servizio ineccepibile. Il magistrato inquirente dell'epoca addirittura archivia. L'attuale invece magistrato, il dottore Prontera, che già per 4 anni e mezzo indagava sulla denuncia dell'altra cittadina, che va a scoprire come mai è stata costruita una palazzina di 6 piani in una zona che non doveva mai essere edificata, riprende quegli atti e li mette insieme. Ecco, io non sono assolutamente deputato a criticare, ma ad analizzare sì. Il dottore Prontera nella denuncia che ebbe aveva la richiesta contestuale del sequestro preventivo. Il dottore Prontera dopo 2 anni rigetta la richiesta di sequestro preventivo, salvo poi ad applicarla adesso, 2 giorni fa, sequestrando l'immobile. Non è cosa di poco conto, direttore, perché ha dato la possibilità
all'imprenditore che non doveva costruire di vendersi tutti gli appartamenti, tutti, tranne uno o due, ed incassare i prezzi esosi di quelle vendite. Allora mi chiedo, è stata una scelta improvvida o è stata una scelta dovuta, quella di rigettare dall'inizio il sequestro? Questo lo vedremo dopo. E anche questa cosa ultima che voglio sottolineare, questa inchiesta ha portato noi a dire ci vuole pulizia, bisogna azzerare tutto. Noi teniamo consiglieri comunali attuali, lasciamo i pregressi attuali, che stanno dentro l'indagine, e quando leggo dalle carte che parzialmente mi hanno dato, mi hanno fatto leggere, che i 51 indagati vedono sotto e altri, mi chiedo, è normale dire e altri? Non è doveroso indicarli tutti? Non è necessario per la trasparenza e la correttezza processuale far venire fuori i nomi di tutti? Allora, queste, diciamo... potrebbe non essersi conclusa l'inchiesta, cioè potrebbe esserci qualche altro filone. E va bene, ma se stiamo parlando di una ordinanza di misure cautelari, se io fossi l'avvocato di uno dei 51 che vengono indicati, avrei il diritto, per garantire la difesa corretta, di circoscrivere l'ambito dell'indagine, direttore. E continuo ancora su un altro aspetto, chiusa sì. Insomma, la mia osservazione sulla procedura, sulla procura e il modo delle indagini. E voglio dire una cosa, c'è un fatto che non può essere sottovalutato. Gallipoli, dicevo prima, non ha ancora il piano poste. Dal 1 gennaio del 2024, quindi fra 5 mesi, tutte le concessioni demaniali marittime sono azzerate. Chi crede più nella pulizia, nella trasparenza, nella correttezza amministrativa della macchina burocratica di Gallipoli, che possano essere fatte con trasparenza le gare, visto che non c'è nemmeno un piano coste? Cioè, io voglio dire, siamo amministratori tutti, consiglieri comunali sono amministratori, poi ci sono gli assessori che sono anch'essi amministratori, e poi c'è il primo cittadino. Il primo cittadino è stato silente. Il suo silenzio è rumoroso più di un terremoto. Ma anche se avesse parlato, non so che cosa possa dire a giustificazione, perché negli atti dell'inchiesta emerge chiaro che non può esserci un coinvolgimento. Lasciamo la natura di questo coinvolgimento, ma degli apparati politici e burocratici. Insomma, dire al presidente di una commissione urbanistica, che è consigliere comunale della precedente maggioranza, bisogna cambiare le tavole, perché è vero, noi abbiamo fatto un errore, non potevamo costruire, qualcuno se ne è accorto e ha denunciato, bisogna togliere quelle pratiche, e si fa una commissione urbanistica ad hoc per poter fare questa operazione, e si riesce a farla. Gallipoli Futura è stata sempre contraria, nettamente, e non ha mai partecipato ad accordi corruttivi. Direttore, mi permetta una considerazione finale. D'altra parte, proprio per questo, noi non abbiamo mai goduto, si fa per dire, fortunatamente non abbiamo mai avuto il piacevole sostegno di questa parte di società ammalata. Ecco perché oggi speriamo che è necessario, da parte del sindaco, che non ha altre strade, fare un gesto di buon senso. Azzeriamo tutto, diamo la dimostrazione che non c'era collusione operativa, potrebbe esserci anche coinvolgimento, ma collusione operativa non c'era da parte di chi oggi rappresenta la città e anche la provincia. Insomma, Gallipoli oggi sta sulle cronache giudiziarie in un modo scandaloso. Questi imprenditori, questa politica malata, questi imprenditori senza scrupoli, hanno messo insieme un sistema di politici, militari dell'arma, burocrazia comunale,
per i fatti e gli interessi propri. Io quando ieri ho letto sui giornali che addirittura si sono appiccato un incendio, si sarebbero appiccato un incendio per poter mettere più macchine, o quando ho letto che hanno falsificato Ho perso il collegamento con l'avvocato Fasano, non so se nel frattempo riesce a sentirmi. Avvocato, mi sente? Il collegamento? Sì, la sento. Si era bloccato il collegamento, credo si sia ripreso. Diceva? Parlavamo dunque sì dell'episodio di un ettaro dato alle fiamme che pare sia stato appiccato di proposito, almeno stando alle carte dell'inchiesta. E certo, vorrei arrivare a questo. È veramente qualcosa di inqualificabile e di moralmente disdicevole. Un'ultima cosa, avvocato, di questa... ovviamente le carte mettono anche insieme alcune intercettazioni, gli indagati più volte la citano e vengono raccontati anche episodi, non a caso regia facciamo vedere il quotidiano di Puglia questa mattina, dice dalle intercettazioni emerge un cambio in corsa nelle elezioni a Gallipoli, il passaggio di Fiore con i miei 260 voti Fasano avrebbe vinto, quindi Fasano viene più volte tirato in ballo. Ovviamente non entra come indagato, ma lo specifichiamo, viene il suo nome viene fatto dalle persone coinvolte. Insomma, ha dato un po' filo da torcere anche. Direttore, da quando sono in politica, da oltre 40 anni, non ho mai utilizzato l'impegno civile che un politico deve mettere al primo e unico posto per interessi personali. E quando ho governato per 10 anni la città di Gallipoli, non ho mai fatto favoritismi di sorta e non ho mai permesso che le regole non debbano valere per tutti. Io sì, vengo più che citato, vengo citato, ma come uno spauracchio. Speriamo che non ce la faccia, c'è una parte in cui si dice sono sicuro che Minerva non ce la farà nella seconda edizione, corriamo questi rischi, quindi si parla di rischio. Ecco, diciamo, io sono orgoglioso che anche da personaggi di questo calibro io venga visto come persona da temere, perché se va lui queste cose, il malaffare non ci sarà. Effettivamente è così. Io per 140 voti la prima volta non vinsi. Ha ragione Fiore, con la quale avevo parlato all'inizio, perché Fiore non aveva mai avuto candidature e quindi era una ragazza che non aveva esperienza politica. Si avvicinò a me perché volevo fare, e ho fatto le liste la prima volta con tutta gente mai che non aveva mai ricoperto incarichi di consigliere comunale. Effettivamente dopo un po' di giorni cambiò idea, disse no guarda non me la sento, e poi me la vidi candidata con Minerva. Adesso so perché, adesso mi spiego anch'io perché è accaduto questo. Io mi auguro adesso, direttore, e la ringrazio per l'occasione che mi dà, lei ha seguito con molta obiettività anche questa vicenda di Gallipoli, Antenna Sud è molto vicina ai problemi della città, di una città importante come Gallipoli. Io mi auguro che questa vicenda serva ai gallipolini soprattutto, che possano comprendere come amministrare una città è una situazione molto difficile, è un mestiere, tra virgolette, molto difficile, perché la prima cosa che bisogna evitare è l'essere ricattabile per favori fatti o per favori promessi. Questo è accaduto a Gallipoli. A Gallipoli ci sono stati diversi episodi, si parlerebbe anche di questo, no? Di voto captato con benevolenza, non hanno mai aperto un'inchiesta formale, non sul voto di scambio che presuppone la mafiosità, ma sulla corruzione elettorale. C'è una legge di 50 anni fa che dice che chiunque va a promettere favori in cambio di voti ha commesso corruzione elettorale. Bene, a Gallipoli c'è una corruzione elettorale quanto una casa. Mi auguro che
Queste sono ovviamente parole sue, e noi non, su sì, questo no, no, non possiamo, ma lo, no, no, ma lo dico io. Prendiamo ovviamente le distanze, per carità, certo. Direttore, lei può prendere tutte le distanze, io sto commentando. Sì, 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 esatto, esatto. Va certo, bene, certo. Va bene come mittente, ma non sto dicendo nulla. No. Io sto dicendo, mi auguro che chi sta indagando abbia la forza di andare fino in fondo e a far vedere gli spostamenti di voti. Quindi un appello alla magistratura a proseguire nelle indagini, sostanzialmente, un appello a proseguire nelle indagini. Esatto, perfetto. Esatto, io questo. Mi auguro che questa sia la volta buona, perché personalmente io e tutta Gallipoli Futura non ha scheletri, anzi non è che non abbiamo scheletri nell'armadio, non abbiamo armati, e questo i gallipolini lo sanno bene. Grazie avvocato per essere intervenuto questa mattina con noi, buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, regia, io direi di fermarci per una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo ancora in diretta con il telegiornale del mattino di Antenna Sud. Restate con noi. Ben ritrovati, cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Barletta. Dopo 2 anni di attività, Daniele Governale lascia l'incarico al collega capitano di fregata Antonino Indelicato, proveniente dal comando di Porto di Palermo. Giovedì pomeriggio l'avvicendamento nella caserma in Piazza d'Armi, nel Castello Svevo. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, in nome del Capo dello Stato... Rebecca! Riconoscerete voi il capitano di fregata Antonino Indelicato quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Barletta. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Barletta. Dopo 2 anni di attività, Daniele Governale lascia l'incarico al collega capitano di fregata Antonino Indelicato, proveniente dal comando di Porto Palermo. Giovedì pomeriggio l'avvicendamento nella cerimonia in Piazza d'Armi del Castello Svevo. Ho trovato una capitaneria sicuramente ben avviata, ho avuto un'ottima impressione soprattutto per il lavoro fatto dal mio predecessore Daniele Governale, e continueremo sulla stessa scia, sugli stessi progetti e obiettivi che già si è prefisso il mio predecessore, nel rispetto delle norme, della legalità, per tutte quelle attività che hanno una connessione diretta col mare, quindi la tutela dell'ambiente, la tutela delle risorse ittiche, ma soprattutto quello che più ci importerà, visto che qua c'è un porto abbastanza importante e in pieno sviluppo, la sicurezza della navigazione e portuale all'interno di questo sorgitore in continua evoluzione. Sicurezza, ambiente e commercio nelle priorità del nuovo comandante, che continuerà il lavoro della guida precedente. Fondamentale la coesione e la collaborazione con tutte le autorità del territorio. Collaborazione fra le istituzioni, attività che già il mio predecessore ha fatto e che continuerà sicuramente durante il mio periodo. Noi porteremo il nostro rapporto collaborativo e svolgeremo tutti quei compiti che sono stati demandati al Corpo delle Capitanerie di Porto. La Prefettura di Taranto vuole rafforzare la rete interistituzionale contro la violenza di genere, per questo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa. Enti di ogni livello hanno siglato a Taranto un protocollo d'intesa proposto dal prefetto che mira a rafforzare la rete interistituzionale contro la violenza di genere, guardando anche ai minori che finiscono in queste brutte storie di famiglia e ai maltrattanti. Più velocità e migliore conoscenza ognuno del proprio ruolo, questo è l'obiettivo centrale. Seduti intorno allo stesso tavolo i tribunali e le procure ordinaria e dei minori, questura, carabinieri, finanza, la provincia, la consigliera di parità, i comuni, capofila di ambito, ASL, ufficio scolastico provinciale INPS e poi gli ordini, avvocati, medici, psicologi, ABI Puglia, i centri antiviolenza del territorio provinciale. Eccellenza, da una parte accelerare, dall'altra formare anche gli operatori. Per accelerare i procedimenti, anche quelli legislativi, occorre avere una costante interrelazione di dati, di intenzioni, di persone, come è stato anche detto, e avere soprattutto professionisti, cioè gente che ha avuto una formazione nel contatto con le vittime, nell'intercettare magari i bisogni e anche quello che non è detto, sia da parte delle forze dell'ordine, sia da parte delle,
dei centri degli assistenti sociali dei vari ambiti, nonché anche dei centri antiviolenza, ovviamente aggiunge valore alla risposta che insieme vogliamo dare. Una campagna che ha un unico scopo, far cessare gli insulti e la prevaricazione dei bulli. Al Senato la presentazione del progetto Basta Bullo, Io Ballo. Servono luoghi di aggregazione e un salto culturale. Lo sport è lo strumento migliore per risvegliare un'educazione ai sentimenti, un nuovo approccio educativo che coinvolga famiglie e scuola. Basta Bullo, Io Ballo, lo sport cura la violenza oscura e la campagna di sensibilizzazione sulla consapevolezza delle emozioni attraverso lo sport, allo scopo di prevenire atti di violenza e di bullismo, ideata da Carmen De Gironimo di Emotional More, che unisce calcio e danza. Attraverso magari un sorriso in più si possono avere meno gesti di ira, meno violenza, è quello di usare lo sport come aggregazione, condivisione di qualcosa di bello, di sensibilizzarsi nell'essere l'uno il sostegno dell'altro. La danza può contribuire contro questa forma di disagio giovanile, perché sicuramente può aiutare i giovani innanzitutto togliendoli dalla strada, offrendo loro un ambiente sicuro che è l'ambiente sportivo e inoltre il rispetto delle regole, il fair play. Lo sport è dunque uno dei farmaci naturali di prevenzione contro le dipendenze, sia quelle da sostanze che quelle che portano a fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Accanto a questo viaggia di pari passo l'impegno delle istituzioni. Solo così forse potremmo abbattere quella spirale di violenza che dal linguaggio violento, da tutti gli aspetti alla violenza psicologica, al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza di genere, fino poi a sfociare alle tragedie come quelle del femminicidio, può essere davvero combattuta. Non bastano le buone leggi. Un progetto educativo che conta tra gli altri anche il sostegno di Antenna Sud e si snoda attraverso vari percorsi, dai seminari alle attività formative fino alle kermesse sportive. Oggi un giovane ha mediamente 7, 8, 9 ore sui social, quindi è chiaro che viene distratto verso le problematiche attuali, quindi dobbiamo fare in modo di stare appresso e di insegnare. È stato sottoscritto a Potenza, presso la sala del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, il protocollo d'intesa tra l'ANCI Basilicata e l'ente Proloco Basilicata APS per la promozione sinergica del patrimonio culturale materiale e immateriale rucano. Collaborare per incrementare l'offerta turistica culturale attraverso progetti di iniziative comuni, programmare percorsi tematici finalizzati alla conoscenza e promozione dei territori, supportare l'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi. Questi in sintesi gli obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto a Potenza tra l'ANCI Lucana e l'ente Proloco Basilicata APS. Credo che sia come minimo un atto dovuto, oltre che davvero un piacere, perché le Proloco, ora che sia l'ente Proloco Basilicata che sia l'UMPLI, sono le fondamenta di quasi tutti i comuni della Basilicata. E siccome appunto ANCI Basilicata rappresenta tutti e 131 i comuni della Basilicata, con un'associazione che è presente su tutto il territorio, si vuole rafforzare questo legame che c'è tra comuni ed associazione. Quindi la finalità è proprio quella che ha detto lei: migliorare e rafforzare l'offerta turistica attraverso un'offerta culturale, la riproposizione di tradizioni, ma anche di innovazioni. Un'importante azione tesa appunto a rafforzare un principio fondamentale, che è quello della proficua collaborazione tra comuni e Proloco, proprio per migliorare quella che è l'attività che da tanti anni volontari delle Proloco, amministratori comunali, svolgono sul territorio. Un'attività di promozione, animazione, informazione, accoglienza turistica che merita un rafforzamento appunto anche grazie a queste sinergie, che sono importantissime per accrescere anche quello che è il valore dell'attività che i volontari e le amministrazioni comunali mettono in campo. Nuovo avvicendamento al comando Legione Allievi della Guardia di Finanza a Bari. Saluta Giuseppe Gerli, destinazione Roma, al suo posto Marco Lainati. Nelle scorse ore la cerimonia nel capoluogo pugliese. Nuova cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza a Bari.
A salutare è il generale di divisione Giuseppe Gerli, destinato ad altro prestigioso incarico a Roma, per far posto al generale di brigata Marco Lainati. Gerli ha espresso riconoscenza e simpatia alla città di Bari e alla Puglia, ricordando le tappe di anni intensi di lavoro. Lainati, che ricopriva il ruolo di capo del quinto reparto comunicazioni e relazioni esterne del comando generale, vanta numerosi incarichi in reparti operativi del corpo e nello staff nell'ambito del comando generale di Guardia di Finanza, Regione Veneto e Ministero di Economia e Finanze. È la mia prima esperienza alla Legione Allievi, è il primo giorno di scuola anche per me. Mi aspetto di trovare, come ho già visto in questi giorni, di affiancamento con il comandante, il generale Gerli. Mi aspetto di trovare una scuola efficiente, degli allievi assolutamente preparati in una fase di formazione che a breve dovranno entrare in servizio forti delle esperienze e delle conoscenze che acquisiranno in questi mesi di addestramento. Sostituisce anche Gerli, insomma, uno scambio importante. Uno scambio importante, un'esperienza importante per lui che si conclude, si apre un'altra grandissima esperienza a Roma. Per me è un ritorno nel settore della formazione, ho iniziato la mia carriera alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo e ritorno dopo 35 anni a occuparmi di formazione. Si è presentato alla stampa il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Matera. Il colonnello Giovanni Russo è il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri qui a Matera, un ritorno nella terra d'origine per lui dopo una serie di incarichi con la benemerita che lo avevano portato lontano da casa, l'ultimo incarico a Bologna. È arrivato lunedì, in questi quattro giorni ha avuto modo di confrontarsi con il suo predecessore, altre autorità locali, immaginiamo, anche per comprendere le priorità, le criticità del territorio. Sì, assolutamente sì, sto cercando insomma di avere un quadro molto chiaro, molto dettagliato, molto approfondito della realtà per cercare di poter orientare al meglio le risorse. Ecco, lei ha puntato il discorso sul lavoro di squadra, ci crede? C'è da sottolineare che la Lucania è riuscita a tirarsi sempre fuori da contesti di macrocriminalità che invece sono intorno. Sì, il lavoro di squadra è fondamentale e soprattutto è fondamentale l'elemento umano. Oggi l'effervescenza economica potrebbe suscitare qualche tentazione. È il nostro compito sorvegliare e difendere questa terra. Dal punto di vista umano, che sapore ha questo rientro a casa? È una motivazione in più. A quale passo è stato firmato il documento contro le cartelle dei consorzi di bonifica? Si è tenuta davanti la sede del Comune, l'Assemblea cittadina, contro dunque queste cartelle ritenute pazze, in particolare quelle che riguardano il consorzio di bonifica Augentoli Foggi. Si è tenuta in piazza Dante a Collepasso, davanti la sede del Comune, l'Assemblea cittadina per dare seguito alla protesta contro le cartelle dei consorzi di bonifica, nella fattispecie Augentoli Foggi. Protesta che vede continuare lo sciopero della fame i consiglieri comunali Salvatore Perrone e Salvatore Caggiula e ha coinvolto 40 comuni. È stato inoltre firmato un documento indirizzato al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano da ben 15 sindaci e 60 amministratori comunali chiedendo l'annullamento delle cartelle. Quello che chiediamo, che abbiamo chiesto in precedenza, chiediamo ancora di più ora che c'è un documento che in questa giornata firmeremo alla presenza di ben 52 comuni e avere un chiarimento per una rimappatura reale, quindi una presa di posizione seria da parte delle istituzioni che sino ad ora ci hanno ascoltato, ma adesso oltre all'ascolto ci serve la fattiva presa di coscienza per trovare una soluzione, perché non è assolutamente corretto che molti agricoltori, spesso anche imprenditori del mondo agricolo del Salento, si trovano a pagare delle tasse ingiuste. Qui in questa piazza per contestare ancora una volta l'illegittimità del tributo che chiede il consorzio di bonifica Augentoli Foggi, un tributo chiesto a molti agricoltori nonostante messi in ginocchio dalla xylella e da moltissimi incendi. Spesso e volentieri il consorzio si limita a ingiungere il pagamento con cartelle di questo tributo illegittimo, come abbiamo detto, senza spesso erogare nessun tipo di servizio, e siamo pronti come Movimento Consumatore a valutare, perché siamo costretti a farlo, un'azione restitutoria e risarcitoria del danno provocato da molti agricoltori.
Locoli in costruzione al cimitero di Tricase, ma le misure non sarebbero utili per le bare extra large. Loculi in costruzione nel cimitero nuovo di Tricase. Secondo qualcuno sarebbero troppo stretti o forse mancherebbero quelli extra large. Ed ecco che l'ironia corre veloce sul web con chi invita a morire in perfetta forma, altrimenti si rischia di essere seppelliti sottoterra. Nel nuovo cimitero sono in corso i lavori di realizzazione dei nuovi loculi, ma mancherebbero quelli per ospitare i defunti fuori misura. Al momento sono 200 quelli in fase di realizzazione con misure standard. I defunti extra large rischierebbero così di essere tumulati nei loculi costruiti negli anni 80-90. Oppure familiari potrebbero optare per una sepoltura a terra, ma non a tutti piace. Ed è così che nasce qualche malumore. L'augurio è che per il futuro il comune possa prevedere la realizzazione di qualche loculo extra large. L'assessore all'ambiente e ai servizi cimiteriali, Rocco Piceci, sottolinea come la costruzione in corso rispetta il regolamento della polizia mortuaria per tipologia di costruzione e dimensioni e per i casi straordinari, come da regolamento, sono stati realizzati campi di sepoltura a terra. I nuovi loculi sono prefabbricati e hanno una misura di 69,4 cm di altezza, 75,2 cm di larghezza e 2,36 m di profondità, mentre loculi costruiti nelle vecchie cappelle sono di 88 cm di larghezza, 70 cm di altezza e 2,37 m di profondità, pochi centimetri che però fanno la differenza per la sepoltura. Con la consegna delle chiavi della città alla Santa Patrona Francavilla Fontana ha vissuto il momento più suggestivo legato alla 3 giorni di festa per la Madonna della Fontana. Per dire che lei ha le chiavi della nostra città, vale a dire le chiavi del cuore di ciascuno. A nome di tutti i cittadini, in qualità di sindaco, ti consegno, Beata Vergine della Fontana, le chiavi di questa città, perché tu possa custodirla, proteggerla e indirizzarla sempre sulla via del bene. Resta il momento più suggestivo, quello che attualizza secoli di storie e leggende. Con la consegna delle chiavi della città alla sua santa, il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo, consegna pure i sogni e i ricordi della sua comunità alla patrona. È un grande privilegio per me viverlo da primo cittadino, tra i cittadini per carità, e ci sono anche molte persone che sono arrivate da fuori dei confini della nostra città. Questo è un momento di fede. E il giorno della festa, la festa nostra nella città degli imperiali, il vescovo Vincenzo Pisanello e l'arciprete Alfonso Bentivoglio precedono il simulacro della Madonna della Fontana in processione lungo le vie del centro storico. Tutto intorno, in quel tripudio di suoni e colori, la gente ammira Maria onorandola e venerandola. È il giorno della festa a Francavilla Fontana, nel tripudio di luci, nella solennità del momento, nel desiderio di raccontare ancora una volta quel rapporto speciale tra la Madonna e i fedeli, tra la patrona e la sua città. Dalla protettrice di Francavilla Fontana alle protettrici del rione Sant'Elia di Brindisi, che hanno acciuffato e tenuto per capelli due presunte ladre in attesa dell'arrivo della polizia al quartiere Sant'Elia di Brindisi, si sono registrati momenti di tensione. Ma ci arrivano! Avete sbagliato quartiere, lo urla più volte una donna negli attimi concitati in cui la gente di Piazza Raffaello è un fiume in piena e ha circondato le due ladre sorprese a rubare in uno dei condomini popolari e popolosi del quartiere Sant'Elia di Brindisi. Gli uomini non le toccano, questa regola qui vale persino più che altrove, ma in attesa che arrivi la polizia le ladre vengono affidate ad altre donne, le quali le trattengono e intrattengono in modo che definiscono energico è un eufemismo. È probabilmente la stessa banda che da giorni aveva colpito i numerosi appartamenti nelle zone periferiche di Brindisi, al punto che l'allarme era partito già nelle chat. È una Audi nera che oggi è stata vista a Sant'Angelo. Gli uomini rimangono giù e le donne, una bionda e una scura, salgono e fanno gli appartamenti. Per cortesia, aiutiamoci l'un l'altro perché tutti sappiamo i sacrifici che facciamo.
Giovedì mattina, giorno in cui al Sant'Elia c'è il mercato, i ladri hanno pensato di muoversi più agevolmente. Mentre due uomini li aspettavano in auto, le donne sono salite in un condominio e hanno tentato di forzare la porta di un appartamento con un cacciavite, ma sono state scoperte e per loro è iniziato un inferno. Trascinate fuori dal condominio, prima che arrivasse la polizia, hanno trascorso lunghissimi momenti di terrore. La rabbia della folla che si è radunata intorno a loro cresceva ed era alimentata dal fatto che in queste palazzine la gente spesso non arriva alla fine del mese e trovarsi qualcuno che viene persino a rubare in casa ha fatto andare su di giri. Ma non c'è stato alcun tentativo di linciaggio. Sono partiti alcuni ceffoni, quelli sì. In particolare è stata una donna anziana ad andarci pesante, una violenza che comunque non può essere giustificata. Ma le due ladre non hanno mai rischiato più di questo. Probabilmente qualcosa di più sarebbe successo se i due uomini che erano con loro e che sono fuggiti vigliaccamente abbandonandole in quel delirio fossero stati a loro volta bloccati. Le due ladre, dopo essere state medicate all'ospedale Perrino, sono state tratte in arresto e rinchiuse nella casa circondariale di Lecce. Una parte della refurtiva, anche relativa ai furti dei giorni precedenti, sarebbe stata recuperata. Conferenza a Brindisi per un primo bilancio della raccolta fondi Un mezzo per la vita da donare all'AIL. Un bilancio di 13.000 euro dopo i primi tre mesi dall'avvio della raccolta fondi di Un mezzo per la vita in favore dell'AIL Brindisi promossa da Perpaolo Piliego, che ha voluto incontrare la stampa per fare il punto e informare sulla raccolta, presentando anche i prossimi appuntamenti che si svolgeranno tra settembre e ottobre. Abbiamo coinvolto tanta gente comune, per la prima volta forse a Brindisi qualche azienda si è avvicinata al sociale, abbiamo coinvolto delle attività sportive, per esempio questo fine settimana saremo nuovamente al Palasport Elio Pentassuglia per il trofeo Pentassuglia, dove faremo un'altra raccolta fondi e ringraziamo chiaramente la New Basket. Il 28 avremo un'iniziativa a Tenuta allo Spada, un'iniziativa organizzata dalla cantina che si chiamerà Vino e Poesia. Il 30 avremo, come dicevo prima, un altro torneo di padel. L'1 ottobre saremo a Latiano, alla fiera di Latiano, e l'8 di ottobre dovremmo fare un pranzo benefico presso Panzerotti Food. Numerosi anche i testimoni che hanno voluto aderire a questa campagna di sensibilizzazione. In questa iniziativa ringrazio anche i 5 big del Brindisino che hanno voluto aderire a questa iniziativa con i loro messaggi. Uno su tutti è Mino Taveri, che oggi avremo qui il piacere di avere qui in conferenza stampa. E poi abbiamo l'arbitro internazionale Marco Di Bello, Matteo Spagnolo, che prima di partire per i mondiali nelle Filippine ha voluto lanciare il suo messaggio, Ibun Dabash, e ultimo si è aggiunto praticamente ieri Antonio Benarrivo. Cerchiamo tutti di stargli accanto, di aiutarlo per realizzare questo bellissimo progetto. Ed è tutto pronto per la Pigiama Run, la corsa camminata organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che si svolge venerdì nella giornata di oggi. In pigiama per manifestare la propria solidarietà ai bambini malati di tumore, anche Taranto, in contemporanea con altre 22 città italiane, partecipa alla Pigiama Run della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in programma venerdì 15 settembre a partire dalle 17.30. L'insolita corsa camminata non competitiva partirà da Piazza Garibaldi, si snoderà per le vie principali del borgo per tornare al punto di partenza con lato via d'Aquino. Il contributo di partecipazione di 15 euro, i fondi raccolti saranno devoluti all'Associazione Genitori d'Italia, che ha ospitato la presentazione dell'iniziativa, e girati al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata. Sostengono l'iniziativa anche partner istituzionali come Comune di Taranto, Will Pari Opportunità e Gruppo Protezione Civile. Noi ci crediamo in questa iniziativa, vogliamo che passi il messaggio non tanto della raccolta fondi, ma quanto della solidarietà, della vicinanza a chi purtroppo vive delle condizioni peggiori delle nostre. È anche un momento per pensare a tutti quei bambini, quei ragazzi, ma anche gli adulti che in questo momento indossano un pigiama e sono in ospedale e lottano contro una malattia e ce la mettono tutta. Invitiamo i cittadini a venire anche alla partenza. Volete iscrivervi? Non volete iscrivervi? Venite con noi però in pigiama. Non essere il traffico guida il cambiamento, lo slogan della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a Taranto, che parte domani.
Per il secondo anno consecutivo, Taranto aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Dal 16 al 22 settembre, amministrazione comunale Chima Mobilità, insieme a tanti altri partner istituzionali e non solo, uniti in un programma di eventi, iniziative e momenti di sensibilizzazione. Non essere il traffico, guida il cambiamento è lo slogan di questa edizione 2023. Partiremo sabato mattina con l'inaugurazione del nuovo terminal di Parco Cimino e del Park and Ride di Cimino. La settimana prossima saremo a Porta Napoli per verificare l'avvio anche del Park and Ride di Porta Napoli, quindi è una settimana europea che si attiva con azioni concrete che ricadranno direttamente sulla vita dei nostri concittadini. Sarà un inizio e non concluderemo le nostre attività con questa settimana, ma le porteremo avanti anche nei prossimi mesi. Presidente, i nuovi autobus avranno un ruolo particolare quest'anno, in questa settimana? Sì, assolutamente. Noi abbiamo raggruppato nel mese di settembre tutti quelli che sono le innovazioni e le presentazioni che concernono a 360 gradi la sostenibilità. Come iniziare meglio di così la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con questi autobus ibridi che sono, li vedete per le nostre strade. Tre giorni di eventi, mostre, grandi ospiti, laboratori didattici e percorsi enogastronomici dedicati all'olio Evo di alta qualità. Torna in Puglia il Galà dell'Olio. Sentiamo. Un prodotto made in Italy riconosciuto da millenni quale simbolo di prosperità, commercio e benessere che contraddistingue la nostra cucina e la cultura di tutto il Mediterraneo. Torna in Puglia il Galà dell'Olio, il festival che celebra l'extravergine d'oliva e che trasformerà Bitonto nel Barese questo fine settimana nella capitale dell'olivicoltura. Tre giorni ricchi di appuntamenti, mostre, spettacoli, eventi, educazione, convegni, grandi ospiti e percorsi enogastronomici per celebrare le eccellenze dell'oro d'Italia. Saranno 5 le imprenditrici che verranno premiate durante la cena evento di chiusura di lunedì prossimo 18 settembre. All'interno del Gran Galà ci saranno tante novità, a differenza degli altri anni. Abbiamo pensato a 360 gradi, dal mondo della scuola al mondo dell'olio, al mondo della cultura, della storia. Riteniamo che questo nostro prodotto, il prodotto principe, l'olio d'oliva, il nostro olio d'oliva, sia sicuramente un volano, possa costituire un volano per un'offerta turistica, per un'offerta enogastronomica, per una valorizzazione della nostra città, del nostro territorio ampio, della nostra comunità. I dati ci dicono che sarà una buona campagna in termini di qualità, anche lì abbiamo avuto in diverse zone della Puglia alcuni problemi, diciamo, di fitopatie. Ancora non abbiamo il quadro completo dei dati che ci forniranno gli addetti ai lavori e i nostri uffici provinciali, ma siamo sufficientemente convinti che sarà una buona annata e che sulla qualità non faremo alcun passo indietro. Arriva nelle sale l'Invenzione della Neve, pellicola di Vittorio Moroni, girata tra Puglia e Sicilia e che ha fatto registrare ottimi riscontri nelle giornate degli autori di Venezia 80. Carmen è una donna con un passato difficile, sottratta alla madre nell'adolescenza e cresciuta in una casa famiglia. Ama troppo intensamente, troppo a modo suo, e il suo mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua ad amarlo come l'uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre, e il permesso di vederla una volta ogni 15 giorni. Ma Carmen non ci sta. Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo. Dopo la partecipazione alle giornate degli autori dell'80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'Invenzione della Neve di Vittorio Moroni arriva nelle sale italiane e all'Anche Cinema di Bari. Girato tra Puglia e Sicilia, la pellicola è intervallata da alcuni minuti di sequenze animate, attraverso cui viene narrata una favola. Una famiglia di sirene fugge dal fiume e impara a vivere nella giungla. Penso che questo film sia una storia doppia, nel senso che ci racconta da una parte che cosa fa la società con una donna che ama in un modo diverso, in un modo eccessivo, e dall'altra parte però ci racconta anche come questa donna immagina il mondo. Mi sento di dire che le donne devono provare in tutti i modi ad alzare la testa e ad avere coraggio, avere il coraggio di interrogarsi sul proprio femminile,
di avere il coraggio di andare in profondità. Intanto la società sta facendo un grande passo in avanti, ma sento che è necessario per la donna andare ancora più a fondo, ancora più a fondo. Voglio tutto, anche le cose brutte, tutto. E nel prossimo weekend un'importante gara di nuoto, ma anche un'occasione per promuovere le bellezze di Taranto. Taranto si prepara alla seconda edizione di Dominate the Water, una competizione di nuoto non soltanto per agonisti. Le giornate sono quelle di sabato e domenica prossime e lo specchio d'acqua quello del lungomare con un allungo verso il canale navigabile. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda edizione? Abbiamo rimodulato il percorso, il campo gara, rendendolo sicuramente più competitivo e anche più affascinante. In questi giorni abbiamo visto tante iscrizioni di atleti importanti, di atleti anche medagliati, quindi che hanno già gareggiato in contesti importanti e che vengono qui sicuramente per conquistare un posto sul podio. D'altronde si tratta di un circuito nazionale, la tappa tarantina viene organizzata dalla Mediterraneo e è bene specificare che le iscrizioni sono ancora aperte. Soprattutto domenica la gara dei 3 km è una gara inserita nel circuito nazionale ed è una tappa valida per l'assegnazione del titolo italiano. Allora che vinca il migliore con un bel brindisi che stiamo proponendo sulla motonave Clodia proprio nelle acque di Taranto, un modo diverso di presentare l'edizione. Sì, un modo diverso di presentare e soprattutto il piacere di apprezzare la città, di apprezzare le nostre bellezze. C'è la pubblicità a pochi istanti, poi a rientro in studio ci collegheremo con Taranto dove questa mattina alle 10 ci sarà una protesta, un sit-in per parlare dei prezzi legati all'uva. Restate con noi, a tra poco. Ed è in programma per la mattinata di oggi davanti alla prefettura di Taranto un sit-in, una protesta dei viticoltori pugliesi per parlare dei prezzi da fame dell'uva. Tornano appunto a protestare i viticoltori pugliesi. Sul posto per noi c'è Laura Milano. Buongiorno Laura. Sì, vi sento. Prego, vai là. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna Sud, buongiorno. Sono a Taranto, dinanzi alla prefettura di Taranto, perché questa mattina, questa è una giornata importante, questo venerdì 15 settembre, a partire dalle ore 9.30, quindi davvero tra pochi minuti, avrà luogo una protesta, cioè un sit-in di protesta che vede protagonisti i viticoltori, ma non solo del Tarantino, i viticoltori della regione Puglia, perché questo è un periodo molto, questo periodo autunnale, siamo a settembre, il periodo insomma della vendemmia, si tirano un po' le somme e purtroppo ci sono delle grosse difficoltà in questo settore. Io qui vicino a me, ho il piacere di avere qui vicino a me Vito Rubino, direttore di CIA Due Mari Taranto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e benvenuti telespettatori. Allora, Vito Rubino, una giornata che è stata organizzata per dare voce ad un settore che sta vivendo delle difficoltà. Sì, diciamo noi sono diverse settimane che già ci occupiamo del problema. Oggi è il culmine perché abbiamo voluto portare alle istituzioni, alla prefettura, al governo, quelle che sono le problematiche del settore che il settore vitivinicolo sta vivendo e che praticamente ormai la gente è esasperata e non ne può più di questo stato di cose, quindi il prezzo dell'uva. Voi avete scritto in una nota stampa prezzi da fame. Certo, sono dei prezzi da fame rispetto agli anni scorsi. Peraltro quest'anno era un'annata particolare perché c'è poco prodotto per via delle calamità che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Quindi non si comprende come mai a una riduzione di prodotto non corrisponde la legge di mercato della domanda e dell'offerta, che quindi se c'è un meno prodotto il prezzo dovrebbe essere più alto, invece no, c'è poco prodotto ed il prezzo è anche basso, quindi siamo convinti che ci sono delle forti speculazioni in atto.
La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, è una grande famiglia. Come pensa di aiutare la categoria? Intanto noi cerchiamo di portare alla ribalta queste problematiche che il settore vive. Noi lunedì scorso siamo stati al porto di Bari a protestare per quanto riguarda il grano. Noi giornalmente seguiamo i vari settori e quindi quando ci sono questi fenomeni il nostro compito è quello di portare all'opinione pubblica, alla politica, far conoscere queste problematiche per trovare le giuste soluzioni. Allora, Vito Rubino, cosa in questo periodo, la vendemmia è ormai diciamo quasi conclusa? No, diciamo non è quasi conclusa, è la vendemmia in atto perché quest'anno siamo anche un po' in ritardo fra l'altro e quindi la vendemmia in atto, con la vendemmia in atto stiamo riscontrando questo fenomeno e quindi noi lo stiamo gridando a gran voce in modo tale che si adottino i giusti provvedimenti così come è stato fatto per altri tipi di problema in Italia, tipo ad esempio il granchio blu. Il governo ha stanziato delle risorse, quindi noi chiediamo lo stanziamento delle risorse per quanto riguarda la peronospora che ha colpito i vigneti da tavola e da vino e inoltre chiediamo di fare dei controlli approfonditi perché i trasformatori di vino sostengono che hanno le cantine piene. Allora noi stiamo chiedendo alla Regione di fare i controlli per verificare se questa situazione se è vera oppure è una situazione artefatta. Parliamo proprio di prezzi, diamo un po' di numeri, ecco. Diciamo noi 2 anni fa il primitivo si vendeva a 150 euro per quintale, adesso siamo nell'ordine a seconda del tipo, no? DOC, IGT, siamo nell'ordine di 40 euro, 50 euro, 60 euro, questi sono i prezzi, non supera questo tipo di prezzo, con un aggravante che nel frattempo sono aumentati tutti i costi di produzione, il gasolio, l'elettricità, i fertilizzanti e quindi in una situazione del genere gli agricoltori non riescono a recuperare nemmeno le spese per poter produrre un chilo di uva. Allora, noi in questo momento, Paolo, mentre siamo in diretta, questa protesta è in fase di allestimento, quindi io ne approfitterei per fare anche un invito a tutti gli agricoltori, i viticoltori in particolare, che stanno seguendo il nostro approfondimento TG, di raggiungere la prefettura di Taranto ed essere in supporto di tutti coloro che quest'oggi verranno qui a manifestare, verranno un po' da tutta la Puglia. Sì, anche dalle altre province verranno i colleghi perché è un problema diffuso in tutta la Puglia, magari in alcune aree maggiormente, in alcune aree un po' meno e quindi stiamo facendo questo sit-in di protesta proprio per far comprendere alle istituzioni che la situazione è piuttosto seria. Francesco, avvicinati un po' a questo manifesto. Questo dice è un manifesto che ha fatto un giovane agricoltore di 24 anni, è un post che abbiamo ripreso da Facebook che praticamente ha riportato quello che è scritto in questo post e abbiamo voluto realizzare un manifesto. E poi è bello quello che dice perché se questo giovane imprenditore, immagino, ha 24 anni significa che i più giovani stanno un po' tornando, come dire, si stanno avvicinando a questo settore ed è una cosa molto bella. Se i viticoltori si fermassero le cantine e gli scaffali resterebbero vuoti e questa è un'amara realtà. Quando incontrate un viticoltore ringraziatelo per il lavoro indispensabile che svolge per la società e cercate di non speculare sui suoi sacrifici e sul suo sudore. Ecco, sono delle parole molto forti, delle parole importanti. Certo, sono delle parole che provengono dal cuore perché poi l'agricoltore praticamente lo fa con il cuore, cerca di tenere anche il territorio, di fare manutenzione e quant'altro, però è giusto che ci sia anche il reddito, perché nel momento in cui non c'è reddito diventa difficile poi, se noi immaginiamo un attimo gli agricoltori che vanno via dal territorio, sarebbe tutto un deserto, sarebbe tutto in stato di abbandono. Ci sarebbero ancora più incendi e quindi sarebbe un disastro per l'ambiente. Allora, direttore, oggi voi andrete a consegnare un documento importante a Sua Eccellenza, il prefetto di Taranto, Demetrio Martino. Cosa contiene questo documento?
contiene 10 punti nei quali noi rivendichiamo una serie di situazioni, prima fra tutte il fare dei controlli approfonditi per quanto riguarda le giacenze di vino che ci sono nelle cantine. A questo abbiamo invitato anche i parlamentari, ci sarà qualche parlamentare che ha aderito a questa iniziativa. Abbiamo chiesto anche all'assessore Pentassuglia di essere presente e quindi adesso vediamo un attimo nella mattinata come evolverà e consegneremo questo documento a Sua Eccellenza il Prefetto affinché possa arrivare nelle mani del governo, del Ministro all'Agricoltura. Perfetto. Allora Paolo, noi, ecco adesso Francesco vi sta mostrando nelle immagini. Vediamo, sì. Il gazebo che è stato allestito, a breve ci saranno tutti gli agricoltori, le delegazioni che arriveranno anche dalle altre province pugliesi, sono attesi i parlamentari e noi avremo modo di aggiornarvi su quella che è l'evoluzione di questo sit-in di protesta che avverrà proprio oggi, lo faremo ovviamente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Allora chiudiamo, vieni Vito, chiudiamo rivolgendo quindi un appello a tutti i viticoltori che sono in ascolto. È importante oggi essere presenti a questo sit-in proprio per segnalare il disagio che la categoria sta vivendo, che il settore vitivinicolo sta vivendo. Quindi vi aspettiamo numerosi al sit-in davanti alla prefettura. Perfetto, allora buona giornata a te Paolo e a tutti i telespettatori di Antenna Sud. Grazie a Laura Milano, al nostro operatore Francesco Manfuso. Insomma, abbiamo raccontato i preparativi in corso per il sit-in, lo ricordiamo, inizierà alle ore 10 dinanzi alla prefettura di Taranto, uva a prezzi da fame, sit-in protesta dei viticoltori pugliesi. Ci sarà una consegna di un documento di proposte per sollecitare l'azione del governo da parte dei partecipanti al sit-in al prefetto, delegazioni di produttori vitivinicoli da tutta la Puglia contro la speculazione sul valore dell'uva. Bene, noi ci fermiamo, vi ricordo però che il telegiornale, la pagina della cronaca, torna alle 13:15 su Antenna Sud, 12:55 invece l'informazione sportiva, mentre tutte le notizie sono in costante aggiornamento sul nostro sito antennasud.com. Ringrazio la regia di Fabio Pignatelli, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata, subito dopo le previsioni del tempo, restate con noi. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.